Questo è lo gnomo Crowley the Gnome super spaventoso, ragazzi! E lo vedremo in questo video, ma prima vi volevo far vedere un video di Life of Luxury, si chiama il canale YouTube. E loro hanno trovato questo mostro in casa, ragazzi! Porca di quella vacca! Poi andiamo a vedere lo gnomo, Crowley the Gnome. Intanto, però guardiamo questo perché vi volevo far vedere quanto questa donna, questa signora, sia in difficoltà con questo mostro, abbia proprio paura, non sa cosa fare, perché questo mostro le sta sempre addosso, ogni momento che passa, non ne può più infatti, però purtroppo funziona così. E qui, oddio, guardate, guardate, cioè non riesce più a liberarsene di questo mostro orribile, addirittura è stata mangiata una notte quando c'era Parker e Chester, capito? Questi qua, cioè c'erano loro. Guardate, qua dice, ehi tesoro, tieni, questa è la carne. Ragazzi, quella è proprio carne. Che schifo. Carne cruda. E ovviamente sua madre dice, oh mio Dio, no, che paura. Signora, scappi immediatamente, porca di quella vacca. Scappi. E dice Helen, Elena la chiameremo noi. E praticamente sua figlia non c'è più, è stata abbandonata, ci sono dei problemi di abbandono e di problemi di mente praticamente. E ha osservato che sua figlia si comporta in modo strano, tipo sta sempre da sola. E quindi noi dobbiamo andare ad indagare, ragazzi, noi insieme a loro, cioè nel senso loro vanno ad indagare. Noi no, cioè noi guardiamo. Ovviamente lui si sta arrabbiando, ma perché vuoi andare da questa signora? Non dobbiamo. E insomma, loro litigano sempre, più o meno circa, chiaramente. Non è vero che poi litigano, però in questo caso stavano un pochino bisticciando, perché dice, giustamente uno non vuole andare, l'altro invece vuole andare perché dice che c'è, ha problemi di mente eccetera, quindi vuole aiutare. Boh, evidentemente si considera un professionista. E quindi è molto particolare come cosa, ragazzi. Oddio, guardate! Ma quanto stanno andando veloci? Forse era velocizzato il video, può essere. Non andate troppo veloci, siete pazzi. Magari incontrate uno di quei mostri pazzordi. Ah! Vi spacco la faccia. Vi spacco la faccia. Cioè, no, non a voi, dico ai mostri cattivi. Spacco la faccia. Mostri cattivi, andate via. Dice, va bene, d'accordo. Usciamo dalla macchina. E quindi loro escono, va bene ragazzi, questa è la parte più tranquilla, no? Dopotutto stanno solamente entrando in una casa di una signora dove c'è un mostro orribile che li vuole mangiare. E che vuole mangiare anche la signora. Che fai? Non glielo dai uno sguardo? Non gli fai un video per fare un po' di visualizzazioni? Certo che sì, ovviamente. Noi vogliamo fare i video dove ci sono i mostri con le visualizzazioni. Altrimenti, se no, come facciamo? Cioè, bisogna fare... Ma questa è la signora, tutto bene, amo? Cioè, non volevo mancarle di rispetto, però... Dice, io sono lei. Questa è strana forte, ragazzi. Possiamo entrare? Sì, ma per favore state in silenzio. Credo che mia figlia stia dormendo. Ok, staremo tranquilli, non faremo casino. Andiamo. Io non entrerei, ragazzi, soprattutto con la signora che è fuori di testa. Cioè, amo tutto bene, cioè seriamente, amo tutto bene. Ma che cosa stai facendo? Perché fa così? Guardate. Peso, ragazzi, peso forte. Helen, grazie per sederti con noi. Che vuol dire? Comunque lei è muta, Puoi dirci cosa succede con tua figlia? Praticamente sta dicendo, ragazzi, che lei ha trovato sto animale e non sa dove l'ha trovato. Dice che io credo che lei l'abbia trovato nel basamento, diciamo, sotto terra della casa. E quindi cosa dovremmo fare con questa cosa molto maledetta? Tutto, lei fa tutto. Lei ci gioca, lei ci dorme con lui. E lei ci fa il bagno. Che schifo, con quella roba che abbiamo visto prima. Amo. Ma seriamente problemi... Cioè, fate bene a chiamare qualcuno di bravo. No? Sì. Però lei tipo impazzisce, non so che cosa impazzisce, non stavo attento perché stavo parlando. Però comunque fatto sta che sta qua, cioè il mostro è impazzito e lei non si può allontanare dal mostro, tutto il giorno se ne sta insieme a questo mostro del cacchio. Sto iniziando a pensare, dice lei. Che succede? Perché c'è stato un rumore effettivamente, ragazzi, avete sentito? Ah, era sua figlia.
questa è sua figlia? È quella figlia di cui stavamo parlando? No, dice che gli sta dando di nuovo da mangiare a quella bestia. Ma cosa gli dà da mangiare, ragazzi? Porca vacca. Amo, no. Scappa. Che schifo, gli dà un pollo intero. Nemmeno cotto. Dice che è la quarta volta che gli ha dato un intero pollo oggi. Dio mio. Dice, ok, aspetta, devo andare a vedere. Lui non è d'accordo perché dice che stavamo solo parlando. Cioè, non dobbiamo andare ad indagare ancora. Però, giustamente, dato che c'è questa situazione strana, bisogna andare a vedere, ragazzi. State attenti, se avete troppa paura, mi raccomando. Comunque, siamo tutti coraggiosi qua. Oh, santo Dio, ma quindi è vero? È vero, ragazzi, ma c'è sta roba, che schifo! No, io non ho parole. Io sono rimasto senza parole. Ma che fai? Ma non dargli da mangiare, scappa! Sua madre è disperata, ragazzi. Sua madre è completamente disperata. Comprensibilmente! Io non so cosa farei. Probabilmente darei fuoco alla casa con mia figlia dentro. Sto scherzando, ovviamente. Su Minecraft lo farei, ovviamente. Però nella vita reale no. Nella vita reale chiamerei la polizia, penso. Parker! Parker! Aiuto! Vieni subito qua, dice. Sì, giustamente lui ha visto sta roba, dice. Non è una cosa che si vede tutti i giorni, no? Chester, che stai facendo? Che cosa c'è di male? Bro, e c'è quell'animale orribile. Gli sta dando da mangiare. Parker dice, fammi vedere. Vedrà anche lui, adesso si sconvolgerà la vita, probabilmente. Porco due, che schifo. Vabbè, lui dice, ma che problemi ci sono? Sta dormendo su un materasso strano. Però gli stava dando da mangiare, prima l'abbiamo visto tutti, c'era. Però lui non ci crede adesso. Cioè, c'era il video, l'abbiamo visto anche noi, era vero. E lui non ci crede. Però, cioè, giuro che gli stava dando da mangiare, Parker. Dovresti credere al tuo amico, mica è scemo. Dai, per favore, andate insieme. Cioè, dovete credervi l'uno all'altro. Cioè, dovete avere fiducia. Se no, Parker mio, che facciamo? Bro, allora, cerchiamo di stare calmi perché qua io mi sto cagando addosso, onestamente. Ho paura. Lui ovviamente continua a dire, non stai capendo quella cosa. Gli stava dando da mangiare a quella cosa. Stai attento, dannazione. Dobbiamo stare attenti perché sennò ci ammazza anche noi. Ci dà da mangiare, ci infila dentro quella bocca e non usciremo mai più per tutta la nostra vita. Anzi, non avremo nemmeno più una vita perché saremo morti. Morti. Scusate per questa cantilena strana. Dice, vabbè, allora non può fare più niente ora perché non può aprire il frigo. Oh mio Dio, non dovevi farglielo vedere, ragazzo. Oh mio Dio, ragazzi, che problemi ha quella? L'hai fatta arrabbiare. Beh, giustamente anch'io mi arrabbierei se qualcuno entra in casa mia e mi blocca il frigo, se permetti. Se io mi devo fare i miei spuntini alle 2 di notte, non ci pensate al mio benessere? Al mio benessere emotivo? Se no, come sfogo io il mio stress notturno? Perché ognuno ha lo stress notturno, dopo tutto. Anche se cioè, e soprattutto se ci sono questi mostri orribili. Vuoi vedere? Mamma mia, che brutto. Vuoi vedere sta roba? No, perché io onestamente non voglio più vederlo. Che schifo! Ma io ho fatto la pipì sul... No, ragazzi, no, che schifo. Ha vomitato, che problemi ha? Parker, che succede? Chester sta facendo rumore oppure sta morendo? Non lo so, ragazzi. Non ne ho idea. Bro, vai via. Ma che schifo. Guarda che brutto. Annullate la maledizione, ragazzi. Annullo qualsiasi maledizione. Pregate di non trovare questa creatura in giro. Che cosa stai facendo qui, dice? Ah, quindi tu, Chester, stavi pensando di mettere le dita all'interno della creatura. Ma questo è scemo. Cioè, Chester è tipo il bambino speciale della scuola? Non so. Chester non si fa. Dovresti immaginartelo. Comunque dovrebbe palesarti nella tua testa che non è una cosa che dovresti fare. Cioè, a volte la curiosità uccide. Si sa.
E in questo caso ti avrebbe mangiato. Oddio mio, che problemi. Ma questa è sua madre. Ma raga, ma tutto bene? Ma che cacchio mi dite? Questa è la figlia. La figlia sembra incredibilmente normale, circa. A parte gli occhi accesi. Però c'è... Oh mio Dio, esce da qua quella creatura del cacchio. Oddio mio, ragazzi. No, questi video mi mettono un'ansia, ma un'ansia. Ma che problemi ha la mamma? Perché fa così? Che schifo è. No, 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 ragazzi, c'è un problema. Io non, io sto iniziando a non essere più coraggioso. Voglio andarmene a nascondermi sotto le coperte. Donnazione, adesso invece no. Adesso siamo tutti super forti. Non abbiamo più paura. A parte certo che la mamma comunque è quella che mi spaventa di più. Se posso dirla mia. Non so voi, questa creatura mi sta quasi anche mezza simpatica in realtà. Dopotutto non fa niente di male, se ci pensiamo, no? Ok, mi sto rimangiando le parole. È impazzito. Avrà fame forse. E certo, gli hanno chiuso il frigo. Vedete, te l'ho detto. Cioè, sono pure le 2.52, ve l'ho detto. Alle 2 di notte si fanno gli spuntini. Fanno, dammi da mangiare, pezzo di merda. Ho detto una parola che non dovevo dire, mi sa. Scusate, nel caso non mi ricorderò di toglierla. Dammi da mangiare. Scusatemi, veramente, non volevo. Spero di ricordarmi di toglierla. Ma la madre che problemi ha? Che problemi ha? Si sta mangiando la figlia, ragazzi! No! No, ragazzi, cioè non dovrei ridere, è una cosa terribile. Ma che fate? Che state ancora dormendo? Ma non avete messo nessun sistema di allarme dentro quelle case? Adesso? Perché soprattutto con una creatura indemoniata? Niente? No, si è mangiata tutta la figlia perché aveva fame. Ma come fa ad entrargli? Come è possibile? No, ragazzi, la figlia. Si è mangiato la figlia. Che schifo. Cos'è? Sta facendo la bava. Tipo una lumaca. Però le lumache sono simpatiche, circa. Questo fa schifo proprio, è enorme. Ma quindi la figlia è andata via, cioè è morta? Ma siamo sicuri che quello magari non è sangue? Cosa anche più probabile. No, ragazzi, c'è un'ansia. Che problemi ha? No, che schifo. No, ragazzi, sto vomitando. Cioè, posso dire? È proprio brutto, eh. Oh mio Dio. Allora, qui c'è un solo modo per toglierlo, questo coso. Bisogna mettergli un sacco di prodotto tipo per gli insetti. Queste cose funzionano davvero, ragazzi. Perché questo è un mostro tipo insetto. Quindi se hai tanto di quelle cose, tranquilli, non vi fa niente. Però dovete avere tanto insetticida. Ovviamente da usare sotto stretta supervisione di un adulto, naturalmente. Sempre, chiaramente, questa è una cosa importante. Che schifo è? Dice che dobbiamo andare a vedere Ellie. Ma chi è Ellie? È tipo sua madre o sua figlia? Non mi ricordo. Vedremo comunque chi vanno a vedere. Ellie? Che fine hai fatto? Sei morta? È probabile. Soprattutto perché avete chiuso il frigo. Cioè, è colpa vostra alla fine. Cioè, se vi facevate i fatti vostri, per non dire altro, Ellie ora sarebbe viva. No, ragazzi, non pensate anche voi. Ditemi, non pensate anche voi. Sono diventata una vecchia, comunque, se avete sentito dalla voce. Non pensate. Brutti, cattivi. Vabbè. Che schifo, ha lasciato i capelli lì. Brutto, eh. No, non toccateli, per favore. Che fai? Che schifo, che fa schifo proprio, eh. Comunque sono simpatici Parker e Chester. Cioè, sono un po'... possono fare le cose meglio. Dico, come investigatore. Però, porco di... due. Che problemi ha? Cioè, certo, la madre ovviamente è super spaventata. Madò, che urle. No, si sta mangiando pure la madre. Ma no, oggi ha proprio fame sto tizio comunque. No, no, ragazzi, cioè, veramente, ma toglietelo, per favore. No. No, 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 pure la madre, no.
E vabbè, adesso che avete combinato il casino, perché è colpa vostra se poi si è arrabbiato, comunque io non voglio dare le colpe. Ragazzi, io non so che dire, onestamente. Cioè, questo è stato un colpo di scena. Cioè, si è mangiato il cameraman pure. Si è mangiato il cameraman. Scappate, scappate il prima possibile. Avete ucciso sia Ellie, sia la madre. Perché se noi tappavate quel frigo, beh, non c'era più nessun problema, suppongo. Questa è una reaction ai ragazzi di CG Mira. Ed è stato trovato questo gnomo veramente inquietante, ragazzi. C'è questo signore che sta al bar. Cioè, a questo coso, mio Dio! Cosa stai facendo, signore? Dice, compra ora, sono solo 6,99 euro, soldi. Beh, lui è molto annoiato, come vedete, ma c'è la pubblicità di questi gnomi cattivi! Loro saranno Crowley de Gnomma? Beh, sono solo giocattoli, là. Però non mi fiderei, ragazzi. Porca puzzarda! Attenzione. Cosa diavolo succede? Sta trovando tutti gli gnomi, ma è impazzito. Ma si sta togliendo tutti gli gnomi dalle scatole di cereali. Che fai, signore? Ma sei impazzito e devi vendere. Però loro si arrabbiano. Che succede? Si muove tutto quanto. Sta dicendo qualcosa, non capisco nemmeno. Mio Dio, ma quelli sono proprio degli occhi. Non so cosa abbia detto, ragazzi, vi giuro. Però sta succedendo qualcosa, chiaramente. Cosa sta succedendo? Ok. È spaventatissimo il signore. Ci credo. Un terremoto per caso? Sì, no? Destra, sinistra? Su, giù? Australopitec? Cos'è? Cosa diavolo è quella roba, ragazzi? No, è Crowley the Gnomo in versione super grande? È lo gnomo grandissimo in versione super iper mega grande che tipo ti ammazza, ti fa fuori? Magari ti arriva, non so, da qualche parte a scuola. Ragazzi, ma questo gnomo è altissimo! Non è solo Crowley the Gnom. Questo è la sua versione appunto cattiva, ma super arrabbiata e super grande però. Guardate che brutto che è! Oh, porca puzzarda! Mio Dio, che paura! Il tizio deve ovviamente scappare. Vattene via, vattene via. Però non dovevi prendere questi gnomi. Perché li ha fatto? Perché, dannazione, lo hai fatto? Razza di pazzo che non sei altro. Ah, sta attirando l'attenzione, bravo. Ah, che brutto. Che brutto, che guardate che schifo. Ragazzi, è super inquietante. Ok, scappa. Che è successo? No, l'ha preso. E l'ha anche tipo fatto impazzire. Cos'è? L'ha intrappolato dentro un posto mentale, una prigione della mente. Può essere questa? Dio mio, dove sei finito? Devi scappare immediatamente prima che quello ti uccida. Quindi, ragazzi, Crowley the Gnomo ti può intrappolare in un posto con la mente. Bisogna stare attenti alle cose che ti attacca in testa. Attenzione! Mi raccomando, se trovate una di queste cose, scappate il prima possibile, perché potrebbe trattarsi di Crowley the Gnomo, ragazzi. Noi stiamo vedendo tutto quanto in diretta in questo momento. E c'è pure il fischio inquietantissimo. Che fa? Questo forse è il suo richiamo, ragazzi. Oh mio Dio! No, no. Quindi lui ti intrappola qui dentro per farti vedere gli incubi più horror che possano esserci sulla faccia della terra. Ma stai scherzando? Cosa? Scappa immediatamente, scappa. Non so cosa succede. No, 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 ti prego, non far... Ah, che brutto! No, ragazzi! Ma scappano, razza di testa di spirello! Cosa stai facendo? Ma poi che brutto! Perché sorride? Ragazzi, che problemi hanno tutti? Che brutto che è questo! Che schifo! No, vi immaginate? Bruttissimo! È stato sotterrato da Crowley the Gnom, per caso, o dallo gnomo impazzito? È stato sotterrato completamente. È stato mezzo impazzito, però. E adesso lui è tutto...